So this song was written by Srila Narottam Das Thakur when his very intimate brother, associate, Srila Srinivasacharya Thakur, disappeared. Questa canzone fu scritta da Srila Narottam Das Thakur quando il suo intimo amico Srinivasacharya scomparve. Goes like Jianilo Premodhano Oruna Prachur Hano Prabhu Othagela Acharya Thakur Kahamoro Sarup Rupo Kahashanata Kahadasho Raghunata Potito Bhavan Kahamoro Bhattu Jugo Eko kale kotha gela gaurana Pashane kutibo matha anale poshibo Gaurango gunero nithi kotha gele prabho Sheshabo shangiro shange jekoilo bilash Sheshango na paiya kande narottam Jeyanilo Premo dhana Koruna prachu Hano prabhu Kotha gela Acharya Thakur Kahamoro Sarup Rupo Kaha Sanata Kaha Dasho Raghunatha Potito Pava Kahamoro Bhatta Jugo Kahakobira Eko Kale Kotha gela Gaura Natara Pashane kutibo matha Anale poshibo Gaurango gunero Nidhi kotha gele pabo Sheshabo shangiro shange
Je koi lo bila Sheshangana Paya kande Narottamoda Jiyanilo Primo Dhanu Koruna Prachu Heno Prabhu कोथा गेला आचार्य ठाकुर Koruna prachu Heno prabhu kotha gela Hori das Thakur Heno Prabhu Kotha gela Hori das Thakur Jaya Haridas Thakur Jaya Haridas Thakur Haridas Thakur Jaya Haridas Thakur Jaya Haridas Thakur Jaya Haridas Thakur Haridas Thakur Jaya Haridas Thakur Gaur Premanande Haridas Srila Haridas Thakur ki Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavad Srila Prabhu Hare Krishna So, everyone knows, at least in ISKCON, we all know, the glory of Parivastha. Every time we do the Jayadhani prayers, we say, Namacharya. Nell'ISKCON conoscono le glorie di Srila Haridas Thakur, ogni volta che recitiamo le preghiere Jayadhani, recitiamo Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. To understand properly who is Haridas Thakur, we have to go back to Krishna's pastimes.
Per comprendere in modo appropriato chi è Srila Haridas Thakur, dobbiamo tornare indietro nei passatempi di Krishna. At that time Krishna was only 5 years old. Quel tempo Krishna aveva solo 5 anni. He with his friends used to take the calves pasturing. Con i suoi amici era solito portare le mucche al pascolo. So one morning when they were going with the calves, the cowherd boy saw a huge cave that they never seen before. Una mattina, mentre stavano governando i vitelli, a un certo punto hanno visto una caverna enorme che non avevano mai visto prima. So they became very excited. Oh, we discovered a new cave. Quindi furono molto entusiasti di questo e dissero: oh, abbiamo scoperto una nuova caverna. But that was actually a demon called Aghasura. Ma in realtà si trattava di un demone chiamato Aghasura. Who assumed the form of a gigantic snake. Che aveva assunto la forma di un serpente gigantesco. He was lying there with his mouth wide open, and it looked like his upper jaw was touching the sky. Era lì fermo con la bocca aperta e sembrava che la sua la parte della bocca superiore toccasse il cielo. And the cowherd boys mistook that to be a cave. E i pastorelli la scambiarono per una caverna. And excitedly they all entered into the mouth of Aghasura. E con eccitazione entrarono dentro la bocca del demone Aghasura. Jai Shri Radha Ramana ki jai. Jai Shri Gornitai ki jai. Jai Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki jai. Srila Prabhupada. So Aghasura actually came to kill Krishna. Aghasura in realtà era venuto per uccidere Krishna. And Krishna just saw all the cowherd boys out. And he knew why Aghasura came there. E Krishna vide che tutti i pastorelli entravano dentro la bocca del demone Aghasura e pensò: adesso come fare per risolvere la situazione? So then Krishna entered. Allora Krishna entrò dentro la bocca di Aghasura. And Aghasura was just waiting for that. As soon as Krishna entered, closed it. E Aghasura aspettava proprio questo, perché appena Krishna entrò, chiuse la bocca. He wanted to swallow Krishna along with the Voleva ingoiare Krishna con tutti i pastorelli. But then Krishna expanded himself. Ma allora Krishna si espanse in una forma gigantesca. Aghasura assumed a huge form, but now Krishna became so big that Aghasura aveva assunto una forma gigantesca, ma Krishna diventò così grande che bloccò la gola di Aghasura. And Krishna started to emanate. E Aghasura iniziò a emanare fuoco e un grande calore dal suo corpo. So Aghasura wanted to spit Krishna out of his mouth. E quindi Aghasura voleva sputare Krishna fuori dalla sua bocca. But he couldn't. He found that Krishna is stuck on his throat. Ma non riusciva, Krishna si era incastrato. So he started to writhe. Quindi iniziò a urlare del dolore. And then finally there was no way that his soul could leave his body. So from the Brahmarandra on his head, there's a hole in the e non c'era modo in cui la sua aria vitale potesse uscire dal corpo, e infine prese la fessura del Brahmarandra che si trova in cima alla testa. So Brahma was watching. Sitting on his swan. Brahma stava guardando dal cielo seduto sul suo cigno. And Brahma saw that Aghasura's soul came out of his body and it was hovering. E Brahma vide che l'anima di Aghasura uscì dal suo corpo e rimase ferma nello spazio.
And as soon as Krishna came out, Agasura's soul merged into Krishna's body. E non appena l'anima di Agasura venne fuori, entrò nel corpo di Krishna. Thank you. So now Brahma was surprised that Agasura was such a terrible demon that even the demigods, just by hearing his name, they would. E Brahma fu sorpreso perché Agasura era un demone così terribile che gli esseri celesti, solo a sentire il suo nome, cominciavano a tremare. And this Agasura was killed by this five-year-old. E questo Agasura era stato superato, sconfitto da questo bambino di 5 anni. And then Agasura's soul merged into. E poi l'anima di Agasura si fuse nel suo corpo. So Brahma started to wonder, who is this boy? Quindi Brahma iniziò a chiedersi, chi è questo bambino? Is this Narayan? È forse Narayan? My lord. Mio signore. So Brahma kept on watching. Quindi Brahma continuò a guardare. Then Brahma saw that Krishna, along with the cowherd boys, came to the bank of Jamuna. Then they pulled out. They let the cows graze, and they pulled out food home, and they started to have a picnic. Poi continuò e vide che Krishna e i pastorelli si fermarono sulle rive della Yamuna e lì fecero pascolare le mucche, tirarono fuori il pranzo che avevano, un picnic. And Brahma saw some boy after eating something said, Krishna, my mother cooked this so nicely, see how tasty it is. Krishna said, okay, give it to me. And Krishna. E Brahma vide che un bambino, un pastorello, diceva a Krishna, è buonissimo questo, l'ha fatto mia madre. Allora Krishna lo prendeva e diceva, fammelo assaggiare. And some boy said, Krishna, look at the bird there. E un altro bambino diceva, Krishna, guarda lì quell'uccello. And as Krishna looked there, he took the food from Krishna's plate and started. E quando Krishna alzava lo sguardo per guardare, lui gli rubava il cibo e se lo prendeva. So eating the remnants eaten by somebody is. E mangiare i resti che ha consumato già qualcuno è considerato sporco. It's considered to be contaminated. È considerato contaminato. Now, Brahma is seeing these boys are offering Krishna the food eaten by their remnants to Krishna. And some are stealing food from Krishna's plate. And this is how they all are having their exchanges among themselves. E Brahma vide che i ragazzi, i pastorelli, rubavano il cibo mangiato da Krishna contaminato e Krishna a sua volta prendeva il cibo già mangiato da loro. So Brahma thought that no one will dare to deal with Narayan like that. E Brahma pensò, nessuno si permetterebbe di trattare Narayan in questo modo. Nor will Narayan ever allow anyone to treat him like that. Né Narayana permetterebbe mai a qualcuno di trattarlo in quel modo. So Brahma started to wonder, who is this then? Quindi Brahma iniziò a chiedersi, chi è questo bambino? So in order to test Krishna, Brahma stole the calves. Quindi per testare Krishna, Brahma rubò i vitelli. He took all the calves and took them and kept them in a cave. Prese tutti i vitelli e li rinchiuse in una caverna, in una grotta. Then all of a sudden the cowherd boys saw the calves are not there, not a single calf was to be seen. Quindi all'improvviso tutti i pastorelli si accorsero che nessun vitello c'era più. So they became very worried. Quindi si preoccuparono molto. So Krishna said, okay, you all keep on eating your food. I'll go, maybe they have gone inside the forest, so I'll go and see where they have gone. So saying that, Krishna just went to look for the. E quindi Krishna disse loro, non vi preoccupate, penso che siano solo andati nella foresta, vado io a controllare, voi rimanete qui a mangiare. But Krishna couldn't find a single calf there. Ma Krishna non riuscì a trovare nessuno vitello nella foresta. Quite surprised. Now Krishna came back and he found, when he came to the bank of Jamuna, all the cowherd boys are also.
Era piuttosto sorpreso e quando tornò sulle rive della Yamuna vide che anche i pastorelli se n'erano andati. Actually it was Brahma who also stole the cowherd boys also. In realtà si trattava di Brahma che aveva rubato anche i pastorelli. So Krishna realized, oh Brahma, you want to check me out. Quindi Krishna comprese, ah Brahma, vuoi cercare di capire chi sono. Okay. So Krishna expanded himself into all those calves and all those cows. Quindi Krishna si espanse in tutti quei pastorelli e in quei vitelli. And so after putting the cowherd boys in the cave in asleep in yoga nidra, when Brahma looked back, Brahma saw that all the boys are there eating the same way around Krishna, the calves are grazing. Brahma was surprised. What's the matter? So he looked inside the cave and he saw all the cowherd boys and the calves are fast asleep. Dopo aver nascosto i vitelli e i pastorelli dentro la grotta, Brahma si riguardò indietro e vide che gli stessi pastorelli e gli stessi vitelli erano ancora lì sulle rive della Yamuna che mangiavano e si divertivano. Quindi riguardò nella grotta e vide che c'erano comunque quelli che aveva rubato lui. So extremely surprised, now Brahma looked back and now he sees that all the calves and all the cowherd boys are Narayan. Quindi guardò ancora sulle rive della Yamuna e vide che tutti i vitelli e i pastorelli erano Narayan. Brahma knew about only one Narayan and now he is seeing so many Narayans. Even the calves are Narayan, the cowherd boys are Narayan. Brahma era a conoscenza che ci fosse solo un Narayan, ma adesso vedeva tanti Narayana, sia nei pastori che nei vitelli. So this is how Brahma actually realized that Krishna is the source of all Narayan. Così Brahma comprese che Krishna è la sorgente di tutti i Narayan. So Brahma came and fell at Krishna's feet begging forgiveness. Quindi Brahma venne e si prostrò ai piedi di Krishna implorando perdono. So although Krishna forgave Brahma, but Brahma was feeling very repentant. Quindi sebbene Krishna perdonò Brahma, Brahma si sentiva ancora molto in colpa. So Brahma then started to perform austerities. Così Brahma iniziò a compiere austerità. And due to Brahma's austerities, Krishna became pleased and he came and appeared to him. Quindi dovuto alle austerità di Brahma, Krishna fu molto compiaciuto e apparve di fronte a lui. And Krishna asked Brahma, why are you performing this austerity? Krishna chiese a Brahma, perché stai compiendo questa austerità? So Brahma asked, then Brahma told him, my lord, the offense that I have committed is tormenting me so much, I'm free from that. E Brahma rispose, oh Krishna, mio signore, l'offesa che ho commesso nei tuoi confronti era così grave che non riusciva a lasciarmi in pace, quindi ero molto tormentato. And the Lord said, okay Brahma, beforehand also I told you, nothing to worry. Krishna, everything is all right. Krishna rispose, ok Brahma, ti ho già perdonato, non c'è niente di cui devi preoccuparti. So this Krishna that appeared to Brahma, Brahma saw that this form was very different. Quindi la forma di Krishna che apparve a Brahma, Brahma vide che era molto diversa. So Brahma knew that Krishna's form is like monsoon cloud. Brahma sapeva che la forma di Krishna era del colore di una nuvola monsonica. But this form of Krishna was like molten gold. Ma questa forma di Krishna era simile all'oro fuso. So Brahma asked, my lord, I never seen this form before. Quindi Brahma disse, Krishna, mio signore, non ho mai visto questa forma prima. So Krishna told him that yes, in this form I will come in the future in Kali Yuga. E Krishna rispose, sì, in questa forma io apparirò nel futuro in Kali Yuga. And so Brahma said that, my lord, when you come to perform your pastimes in Kali Yuga,
Will you please allow me also to take part in your pastimes? Quindi Krishna chiese, Brahma chiese a Krishna, il Signore, quando tu apparirai in Kali Yuga, per favore permettimi di entrare nei tuoi passatempi. So Krishna, in his molten golden form, then told him, yes, sure, you can come. Allora Krishna, nella sua forma, il colore dell'oro fuso, gli disse, certo, sicuramente, Brahma. Then Brahma said, my Lord, I have a prayer to you, I have a request to you. Allora Brahma disse, oh mio Signore, ho una preghiera, una richiesta da farti. See, my position as Lord Brahma makes me very, very proud and arrogant. La mia posizione di Brahma mi rende molto arrogante e orgoglioso. So much so that I even dare to challenge you, test you. Che addirittura mi permetto di sfidarti e di esaminarti. So in the future, when you'd come and you allowed me to also take part in that pastimes, please allow me to be born as a very low class person, very, very lowly person. Così, nel futuro, quando dovrò apparire nei tuoi passatempi, permettimi di nascere in una famiglia molto degradata. So that I can be free from pride. In modo tale che possa essere libero dall'orgoglio. So that I'll naturally become. In modo tale che possa naturalmente essere umile. So, Krishna, in his golden incarnation, blessed him. Okay, bro. Your desire will be fulfilled. Così Krishna, nella sua incarnazione dorata, disse, va bene Brahma, i tuoi desideri saranno soddisfatti. Therefore, when Brahma came in the age of Kali, he appeared in a Muslim family. Così, quando Brahma apparve nel Kali Yuga, apparve in una famiglia musulmana. And that is Srila Haridas Thakur. Lui è Srila Haridas Thakur. So Haridas Thakur was born in a place which is now in East Bengal, Bangladesh, in a village called Buran Gram. E Srila Haridas Thakur apparve in un paese che oggi si trova nel Bengala orientale. And he was born in a Muslim family. In una famiglia musulmana. But he was such an exalted spiritual personality that everybody became attracted. Ma era una personalità così elevata che tutti erano naturalmente attratti a lui. The Hindus, the Muslim, all started to worship. E gli Hindu, i musulmani, tutti iniziarono ad adorarlo. So the landlord in that area was a very envious person named Ramchandra Khan. Così il sovrintendente di quella zona era una persona molto invidiosa che si chiamava Ramachandra Khan. So he became very envious of popularity of Haridas. Divenne molto invidioso della fama che stava acquisendo Haridas. So he thought that okay, I will make this person fall down and then his reputation will win. Così pensò, ok, allora farò in modo che questa persona cada e così la sua reputazione verrà rovinata. So there was a very beautiful prostitute. So he called her. Can you make him fall down? C'era una prostituta molto attraente. Lui la chiamò e disse, sei capace di farlo in modo che lui cada? And she said, yes, I can. Anyone fall down. E lei disse, sì, posso attrarre chiunque e farlo cadere. So then he said, he lives in a, this person, Haridas Thakur, lives in a cottage near the forest. So you go and make him. Ok, quindi Haridas, il Ramachandra Khan, vive in una capanna vicino alla foresta, quindi vai e fai in modo che lui cada. So this girl then went there. Così, questa ragazza andò là. And she went and told him that you are such a handsome young man to you. E disse ad Haridas, tu sei un ragazzo così, un uomo così affascinante, sono molto attratta da te. So please fulfill my earnest desire.
to get your association. Per favore, soddisfa il mio desiderio profondo di avere la tua associazione. So Haridas Thakur said, yes, but you see, I have to chant certain number of rounds every day. So the round I haven't been able to complete, so when I complete my rounds, yes, then I'll associate with. Così Haridas rispose, sì, certo, soddisferò il tuo desiderio, solo che ho fatto un voto e devo cantare un numero prescritto di giri e non ho ancora finito. Quando avrò finito, soddisferò il tuo desiderio. So this woman was sitting there, and Haridas Thakur kept chanting. Così questa prostituta si sedette lì e Haridas Thakur continuò a cantare. And the night was over, it became day. Finì la notte, venne il giorno. Haridas Thakur could not complete his round. Haridas Thakur non riuscì a finire il suo giro. So he apologized to her, see, today I couldn't finish my rounds. Anyway, you come tonight. Quindi Haridas si scusò con la prostituta e le disse, scusami, guarda, non sono riuscito oggi a finire i miei giri, vieni stanotte. So this way she came for three nights and she waited. While waiting, she was listening to the holy name that Haridas Thakur was chanting. In questo modo che per tre notti consecutive lei venne e dovette aspettare ascoltando il santo nome cantato da Srila Haridas Thakur. And just by hearing the holy name from Haridas Thakur's mouth, her heart became purified. E sentendo semplicemente il santo nome dalla bocca di Haridas Thakur, il suo cuore si purificò. She fell at his feet and told everything. Cadde ai suoi piedi e rivelò a lui tutto. And Haridas Thakur said, the day you came, I knew what was your purpose. E Haridas rispose, il primo giorno che sei venuta sapevo già qual era il tuo scopo. But I thought that I should try to help you. Ma ho pensato comunque che avrei dovuto aiutarti. So now that your heart has become purified, surrender yourself to the lotus feet of the Lord. Così adesso che il tuo cuore si è purificato, abbandona il tuo cuore ai piedi di loto del Signore. And all the wealth that you have accumulated, just distribute it among the Vaishnavas. Brahmanas. E tutte le ricchezze che hai accumulato semplicemente distribuiscile tra i Brahman e i Vaishnava. And you just come here, chant the holy name. E vieni qua a cantare il santo nome. And Haridas Thakur left that place, letting her stay there. E così Haridas Thakur lasciò quella capanna lasciando che lei stesse lì. And in course of time this lady became a great exalted devotee. E nel corso del tempo questa donna divenne una grande, grande devota. But Ramchandra Khan, due to his offense, one day the Muslims came, plundered his house, destroyed everything, molested family members, and so Ramchandra Khan had to pay for the offense that he committed to. Ma Ramachandra Khan aveva commesso un'offesa così grave che un giorno vennero a casa sua e derubarono tutti i suoi beni e molestarono i suoi familiari e in questo modo dovette pagare il prezzo di un'offesa così grave. Haridas Thakur left that place and then he went to the place where Raghunath Das Goswami's family. Quando Haridas Thakur lasciò quella capanna, andò nel posto dove abitava la famiglia di Raghunath Das. Their family had a family priest named Balaram Acharya. La loro famiglia aveva un sacerdote chiamato Balaram Acharya. And Haridas Thakur went and visited him. Haridas Thakur andò a visitarlo. He was staying there a few days. E stette lì per qualche giorno. And Raghunath Das Goswami's father and uncle, Hiranna Majumdar and Govardhan Majumdar, were the landlords, very wealthy. They got to know about Haridas Thakur and they invited him to speak about Krishna consciousness.
E il padre e lo zio di Raghunath Das, Govardhan e Hiranya Majumdar, sapevano che Haridas era una persona, compresero che era una persona molto elevata, quindi lo invitarono a parlare. Loro erano molto ricchi. So when Haridas Thakur went to their house, palace, many people gathered there. Così, quando Haridas Thakur andò al loro palazzo e iniziò a parlare, molte persone si erano riunite. And Haridas Thakur started to speak about the glory of the holy name. E Srila Haridas Thakur iniziò a parlare delle glorie del santo nome. And in course of his description, he just mentioned Koti janme brahmogyane jei mukti noy, shudhumatro namabhashe sei mukti. That is, the liberation that one cannot achieve in millions of lifetimes of Brahman realization, that liberation is achieved just in the clearing stage of the chanting of the. E Haridas Thakur in questa discussione citò questo verso che dice che la liberazione che uno difficilmente riesce a ottenere dopo milioni di vite dedicate alla realizzazione del Brahman può essere facilmente ottenuta con, semplicemente dal santo nome nel suo stadio di purificazione. Like the holy name, chanting of the holy name has three stages. Il canto del santo nome si divide in tre fasi. One is offensive chanting. La prima è il canto offensivo. And then the clearing stage. Poi c'è lo stadio della purificazione. That is called Nam Abhash stage. Lo stadio Nam Abhash. That Nam Abhash is like not the name, holy name, but the shadow of the holy name. Non è il vero e proprio santo nome, ma è l'ombra del santo nome. Or reflection of the. O il riflesso. So it is not holy name, but even at that stage, when it is not just a pure chanting of the holy name, just the one is becoming free from the offenses, and the holy name is manifesting just as an shadow, vague impression. At that stage, one becomes liberated. Quindi, sebbene non si tratti ancora del puro nome, quindi sia ancora un riflesso, un'ombra, semplicemente a quello stadio uno già ottiene la liberazione. And when one chants the holy name purely, pure chanting of the holy name gives Krishna prema. E invece il puro canto del santo nome conferisce Krishna prema. So this is how. Haridas Thakur explained that in Nama Bhash stage, one achieves liberation that one cannot achieve out of millions of lifetimes of Brahman realization. Così che Haridas Thakur disse che la liberazione che può conferire il santo nome nel suo stadio Nama Bhash non può essere ottenuta nemmeno dopo milioni di vite nella realizzazione del Brahman. So there was a Brahmana named Gopal Chakravarti. He became very envious. C'era un brahmana chiamato Gopal Chakravarti che divenne molto invidioso. He was thinking that here is a Muslim and he is speaking about him and everyone is giving him so much respect, whereas I am a brahmana and no one is recognizing me. Quindi pensò: qui c'è un musulmano che sta parlando del santo nome e tutti gli danno così tanto rispetto. E io che sono un brahmana, nessuno mi considera. So in protest he said that if that is true, then I'll cut my nose off. Quindi in protesta disse: se questo è vero, quello che dici è vero, io mi taglierò il naso. Haridas Thakur didn't say anything, but Raghunath Das Goswami's father and uncle became very upset. This person was their pujari, so they. E Haridas Thakur non disse nulla, ma il padre e lo zio di Raghunath Das, siccome questo Gopal Chakravarti era il loro pujari, lo fecero andare via. Because of his behavior, banned him. Lo bandirono dalla loro casa per il suo comportamento scorretto.
And not only that, within 3 days his nose started. E non solo fu cacciato, ma in 3 giorni il suo naso si cadde. He got leprosy. Prese la lebbra. And in leprosy, flesh and bone rot. E prese la lebbra e nella lebbra, con la lebbra le ossa e la carne cominciano a sciogliersi. Actually, Raghunath Das Goswami became attracted to the holy name due to the influence of Haridas. In realtà, Raghunath Das Goswami divenne attratto al santo nome grazie a Haridas Thakur. And he became attracted to Sri Chaitanya Mahaprabhu. E divenne attratto a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then Haridas Thakur came to a place called Fulia near Shantipur. Poi Haridas Thakur giunse a un posto chiamato Fulia vicino a Shantipur. And there he began to stay near Advaita Acharya's. E lì iniziò stette vicino alla casa di Advaita Acharya. He was staying in a cave. Era in una grotta. And because of his spiritual potency, exalted situation, many people started to come to see him. Dovuto alla sua potenza spirituale, alla sua levatura, molte persone iniziarono a venire e frequentarlo. But when they came, they started to feel their body was burning. Ma quando arrivavano, dopo un po' iniziavano a sentire un grande calore e il loro corpo bruciava. So they started to wonder what was the Quindi iniziarono a chiedersi qual è il problema. And then they found out there was an extremely poisonous snake also staying in there. E quindi scoprirono che c'era un serpente molto velenoso che stava anche lui dentro questa grotta. So then Haridas Thakur thought, okay, so I will leave. Così Haridas Thakur pensò, ok, allora io lascerò questa grotta. But then they saw that huge snake is going out. Ma poi videro che questo serpente enorme se ne andò prima lui. As if the snake was thinking, no, you stay, let me go. Come se lui, il serpente, pensasse, no, tu stai qui, me ne vado io. So this is the exalted position of a pure devotee of the Lord. Even the animals remain favorable. Questa è la posizione di un puro devoto del Signore, così elevata che anche gli animali sono favorevoli nei suoi confronti. Haridas Thakur's fame spread in this way everywhere. In questo modo la fama di Haridas Thakur si diffuse ovunque. So the Muslim Qazi became very, very envious. Quindi il Qazi musulmano divenne molto invidioso. Muslim magistrate. Magistrato musulmano. And so he arrested him. Lo arrestò. That you are a Muslim and you are practicing the Hindu's religion. Tu sei un musulmano ma stai praticando la religione degli Hindu. And so he took him to the king Nawab. Così lo portò dal re, dal Nawab. For judgment. Per un giudizio. So the Muslim king told him that look, out of such good fortune you have been born as a Muslim. Il re musulmano gli disse, guarda, hai avuto una così grande fortuna a nascere come musulmano. So why aren't you taking advantage of your good fortune and you're giving that up, you're practicing the religion of these Hindus? E perché non ti avvantaggi di questa buona fortuna e invece abbandoni quella pratica dell'induismo? So give it up and become a good Muslim. Quindi abbandona questa pratica e diventa un buon musulmano. But Haridas Thakur said that I can't give up the chanting, my tongue cannot give up chanting the holy name. Haridas Thakur rispose, io non posso abbandonare il canto del santo nome, la mia lingua non riesce a smettere. So many Hindus are converting into Muslims, so if one Muslim becomes a Hindu, what's the loss? Così tanti indù si stanno convertendo alla religione musulmana, quindi se un musulmano diventa indù, qual è il problema? But the king said, no, you see,
It's a good fortune for Hindus to become a Muslim, but for a Muslim to become a Hindu is no good. E il re disse: no, è una fortuna per gli Hindu diventare musulmani, non per i musulmani diventare Hindu. So then Haridas Thakur said, if see, I can't give up chanting, even if my body is cut to pieces, even if my life here leaves my body, still I won't be able to give up chanting the holy name of the Lord. E Haridas Thakur continuò: io non riesco a smettere di cantare, anche se il mio corpo viene fatto a pezzi e oppure la mia aria vitale esce dal corpo, non riesco proprio a smettere. So then the Muslim king said, oh, so let's see how true is your word. Allora il re musulmano disse: ah, vediamo allora quanto è veritiera la tua parola. So he called his executioners, that people those kill people. Ok, quindi chiamò i suoi scagnozzi e said, take him to 22 marketplaces and beat him to death. E disse loro: ok, portatelo in 22 piazze di mercato e picchiatelo fino a che non muore. And so that anybody can see what is the consequence when a Muslim gives up his religion becomes a Hindu. In questo modo tutti possono vedere la conseguenza di un musulmano che abbandona la sua religione a favore dell'induismo. So they took Haridas Thakur and mercilessly started to beat him up. Quindi presero Haridas Thakur e senza misericordia iniziarono a picchiarlo. They were beating him up so badly that even in one marketplace lo torturavano così tanto che anche alla prima piazza di mercato sarebbe dovuto morire. But Haridas Thakur, as they were beating him, he was chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ma Haridas Thakur semplicemente si limitava a cantare mentre veniva picchiato. And nothing happened to him. Niente gli succedeva. They were beating him, people were begging, falling at the feet of those jallads, executioners. Please don't beat him like that. We'll give you money, we'll give you this, we'll give you that. Please spare him. E lui veniva torturato e le persone che lo vedevano si inginocchiavano dinanzi agli esecutori e gli dicevano: per favore smettete, vi daremo ricchezza, quello che volete, lasciatelo stare. But Haridas Thakur was totally unaffected. Ma Haridas Thakur era totalmente inaffetto. So they were taking him from one marketplace to another marketplace and beating him. Quindi lo presero da una piazza di mercato all'altra e senza fermarsi lo continuarono a torturare. But nothing was happening to Haridas Thakur. Ma niente succedeva a Haridas Thakur. So then these jallads realized that this must be a very exalted personality. Allora questi esecutori realizzarono che questa doveva proprio essere una personalità molto elevata. So they fell at his feet and said that, look, if we can't kill you and go back to the king, then the king will kill us. E allora si inginocchiarono ai suoi piedi e gli dissero: guarda, se noi non riusciamo ad uccidere te e torniamo dal re, lui ucciderà noi. So Haridas Thakur said, oh, you want me to die so that the king's command will be. Ah, allora Haridas rispose: volete semplicemente che io muoia per far contento il re? So, okay, I'll die. Ok, allora morirò. So he laid down and there was no sign of life in his body. Allora si distese e nel suo corpo non c'erano più segni di vita. So they tried to carry him, but they couldn't lift him. Allora provarono ad alzarlo, a sollevarlo, ma non riuscivano a sollevarlo. His body became so heavy as if the entire pressure of the universe was on his body. E il suo corpo divenne così pesante come se l'intera pressione dell'universo era lì sul suo corpo. They gathered hundreds of people to try to lift the body. Riunirono centinaia di persone per alzare il suo corpo, ma niente riuscivano. Then they started to cry. Oh, your body has become so heavy. How will you carry it to the king? Allora iniziarono a piangere. Oh, il tuo corpo è diventato così pesante. Come ti porteremo dal re? So then Haridas Thakur's body became light.
Allora il corpo di Haridas divenne molto leggero. So they carried the body to the king. E portarono il corpo al re. Yes, we killed him. Lo abbiamo ucciso. So the king said, he is such an offender, he should not get to be buried. Il re rispose, è un tale offensore che non si merita di essere bruciato. Throw him in the Ganga. Seppellito. Throw him in the Ganga. Buttatelo nel Gange. So they took the body and threw on the Ganga. Così presero il suo corpo e lo buttarono nel Gange. And Haridas Thakur's body kept floating. Ganga came to Shantipur near Advaita Acharya's house. And when he came there, he just came out of the water and he chanted loudly, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Così il corpo di Haridas Thakur venne trasportato dall'acqua fino a quando arrivò a Shantipur e lì si alzò e iniziò a cantare il Mahamantra. All the Vaishnavas were in great anxiety. Tutti i Vaishnava erano in ansietà. That the king ordered Haridas Thakur to be killed. Che il re aveva ordinato che Haridas Thakur fosse ucciso. Advaita Acharya was in great anxiety, crying. But when he heard the sound of chanting of the holy name, he could recognize this must be Haridas Thakur. So he came out of his house and he saw, yes, Haridas Thakur on the Ganges, coming out of the Ganges, and the both of them embraced each other. In great ecstasy. Advaita Acharya era molto in ansia per questo fatto, ma non appena sentì la voce di Haridas Thakur che cantava, uscì e molto felice si incontrò con Haridas Thakur, si abbracciarono in estasi. When Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Jagannath Puri, Haridas Thakur also went with him. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu andò a Jagannath Puri, anche Haridas Thakur andò con lui. Haridas Thakur was staying in Jagannath Puri, but he would not go to the temple. Lui viveva a Jagannath Puri ma non frequentava il tempio. He was so humble that he felt that he doesn't have any right to go near Lord Jagannath. Era così umile che sentiva di non essere all'altezza di poter andare vicino a Jagannath. He was so humble that he would not even go by the main road. Era così umile che nemmeno si avvicinava alla strada principale. With a fear that, due to a fear that if his shadow fell on some brahmana, he'll become contaminated. Aveva il timore che se la sua ombra fosse andata su un brahmana, allora questo brahmana si sarebbe degradato. So from a distance he used to offer his obeisances to the flag chakra. Quindi da distante si limitava a offrire i suoi omaggi alla bandiera e al chakra del tempio di Jagannath. Although Haridas Thakur didn't go to the temple of Lord Jagannath, but Jagannath himself used to come every day to see him. Sebbene Haridas Thakur non osava andare al tempio di Jagannath, Jagannath stesso tutti i giorni lo andava a visitare. That Jagannath is Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Jagannath è Sri Chaitanya Mahaprabhu. Every day he would come. Tutti i giorni andava a visitare Haridas Thakur. Haridas Thakur used to chant 300,000 names every day. Haridas Thakur era solito cantare 300,000 nomi ogni giorno. But when he became old and he was quite sick, he couldn't chant his round. He was having difficulty. With lot of difficulty he was completing 300,000. Ma quando si ammalò e invecchiò, iniziò ad avere difficoltà a finire i suoi 300,000 nomi giornalieri. So one day Sri Chaitanya Mahaprabhu came to him and asked Haridas, how are you? Quindi un giorno Sri Chaitanya Mahaprabhu visitò Haridas Thakur e gli chiese, come va Haridas? So Haridas Thakur said, my body is fine, but my mind... Haridas rispose, il mio corpo tutto bene, ma la mia mente no. I can't complete my round, causing me a lot of stress. Non riesco a completare i miei giri e questo mi causa molta sofferenza. Chaitanya Mahaprabhu told him,
You don't have to chant so much. Chaitanya Mahaprabhu gli disse: non hai bisogno di cantare così tanti nomi. But Haridas Thakur would not listen. Haridas Thakur non lo ascoltava. Then Haridas Thakur told him, my lord, I know that you withdraw, going to withdraw your pastime very soon. So let me leave this planet before that time comes when you will disappear from here. Poi Haridas Thakur disse, mio signore, io so che i tuoi passatempi sulla terra stanno per terminare, quindi per favore permettimi di lasciare questo mondo prima di te. And saying that, looking at Sri Chaitanya Mahaprabhu's lotus face, chanting. E dicendo questo e guardando il volto di loto di Sri Chaitanya Mahaprabhu e cantando il santo nome, lasciò questo mondo. He was so dear to Sri Chaitanya Mahaprabhu that Chaitanya Mahaprabhu picked up his body and started to dance. Lui era così caro a Sri Chaitanya Mahaprabhu che Sri Chaitanya prese il suo corpo e iniziò a danzare. Then he took his body to the ocean, bathed him in the ocean, and then sand and placed him under. Poi portò il suo corpo sulla riva dell'oceano, lo bagnò e poi scavò una buca. This is how Sri Chaitanya Mahaprabhu personally put him in samadhi. In questo modo Sri Chaitanya Mahaprabhu personalmente lo mise in samadhi. And after that he went to the shops and begged Jagannath's prasad in order to the Shraddha feast. Dopodiché personalmente andò a elemosinare nei negozi del prasad di Jagannath per porlo per la cerimonia. So today is that auspicious day when Haridas Thakur left his divine. Quindi oggi si celebra il giorno auspicioso della scomparsa di Haridas Thakur. Namacharya Srila Haridas Thakur. Jai. Srila Haridas Thakur's disappearance day celebration. Jai. Gaur Premanande. Haribo. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti. Namaste Sharashate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatta Srila Prabhupada Jai Srila Haridas Thakur Jai Samabhita Bhakta Vrindaki Jai, Jai. Gaur Premanande Ibo. Okay, it's already past 9 o'clock, so take any questions. Siccome sono già passate le 9, non prenderò nessuna domanda. Sankirtan scores. Oh yes. Sure. Questa settimana abbiamo due risultati del Sankirtan con 45 Maha, lo shop gusto superiore Ki Jai. Con 61 medi e 2 maha il Govinda di Milano Ki Jai, per un totale di 108 letterature di Srila Prabhupada distribuite.